L'attivazione dell'emozione suonando il pianoforte e soprattutto autori come Schubert avviene spostando il corpo tra destra e sinistra. Il movimento tra destra e sinistra, se voi lo localizzate soprattutto la parte del ventre, diventa molto più facilmente organizzata rispetto a un movimento cercato così un po' casualmente. Tutto questo avviene in automatico nel momento in cui cercate di attivare un'emozione. Quindi lo spostamento avviene continuamente tra questi due lati, caricandosi e scaricandosi insieme al contenuto emozionale. E permette di risolvere alcuni problemi tecnici del pianismo schubertiano, ad esempio questo. Se io ho un approccio frontale, più ristiano, sentite subito che non rende. Se invece io mantengo questo equilibrio tra destra e sinistra, si sente che l'effetto timbrico è perfettamente corrispondente al sentire, al sentito schubertiano. E questo movimento mi permette di accompagnare fedelmente l'accendersi, il manifestarsi dell'emozione. Ad esempio, questo pianissimo che c'è verso la metà dell'improvviso per la 90. Due piccioni con una fava, qua il pianissimo difficilissimo da rendere così a secco, senza un contenuto emozionale dietro. E qua di difficile c'è questo passaggio. Se voi cercate questo salto in maniera un po' razionale, si sente il salto, la cesura, si sente che state un po' fingendo. Se invece siete spinti, scala forte, ma una scala accesa emozionalmente.